mentre Nicolò della Galanteria Aniene, come Alessio Sartori delle Fiamme Gialle, naturalmente dell'Aniene, Carlo Mornati, membro della Giunta CONI. Siamo alla gara successiva. Quella del Due Con. Anche qui c'è l'Italia, anche qui siamo nel campo delle specialità non olimpiche. Il Due Con, questa barca leggendaria che ci ha regalato tante soddisfazioni con i fratelli a Bagnale. E già con le vittorie negli anni 50, negli anni 60, con Barra del Sambo alle Olimpiadi di Città del Messico. Vedete con il timoniere nell'abside di prua, l'Italia in acqua 5, in compagnia della Germania, del Canada, della Polonia, della Croazia e dall'Australia. L'Italia schiera Valerio Massimo e Francesco Gabriele. Con Gianluca Barattolo, timoniere. Ecco inquadrata la nostra formazione, c'è molta concentrazione in barca. La partenza è fondamentale, soprattutto su queste barche molto, molto lente. Il Due Con è la più lenta in partenza, non ci sono dubbi, nel set specialità. Intanto avete visto adesso i colossi dell'Australia con Hurd e Pranyal, timoniere Rapchans. Vedete le prue allineate, GPS in funzione e soprattutto la cuffia protettiva che non si abbassa finché non viene dato ufficialmente lo starter. Ecco, dell'abside di prua è pronto il nostro timoniere. Luce verde, partenza, mezzo carrello, si cerca di muovere la barca così pesante, tre quarti di carrello, ancora con leggera difficoltà della barca azzurra, parte fortissima la Germania, mentre vedete che c'è la Croazia inquadrata, l'Italia in acqua 5 infatti ha una leggera punta di svantaggio, è una prerogativa negativa. Tutte o quasi tutte le nostre imbarcazioni sono le più lente in partenza. Lo stesso Coppola ha fatto notare questo e su questo bisognerà lavorare per la prossima stagione. Quando si perde per 70-80 centesimi con il sesto posto in 500 c'è molto da rammaricarsi. 39 i colpi del Due Con azzurro, comunque che è in fase di recupero, li vediamo impegnati tra la Croazia e l'Australia. È importante anche psicologicamente trovare due barche a fianco con le quali uscire dal gruppo senza incorrere nella scia e senza naturalmente trovare un sopraritmo che potrebbe costare caro. Sono i tedeschi in acqua 1 in questo momento a fare l'andatura. Ricordo che in questa specialità del Due Con, il mondiale della Serbia a Montenegro, non esiste titolo olimpico, perché ahimè sono ormai molti anni che hanno tagliato questa specialità, che a mio parere propedeutica è importantissima. La specialità di Giuseppe Carmine Abagnale con due giochi olimpici, 20 e 7 mondiali all'ora attivo. È proprio su questo campo. Io ricordo nel 1981 i fratelli Abagnale cominciarono la loro messe di vittorie vincendo il primo titolo mondiale. Ecco le due cone azzurro che praticamente nelle posizioni di centro sono i tedeschi che fanno l'andatura. 37 colpi al minuto, ma attenzione perché vedo che c'è anche la Polonia che si sta facendo sotto, la Polonia che la barca da battere nel 4 di coppia, si rivede dunque la cara vecchia Polonia anche nel canottaggio che sta indubbiamente allargando i suoi adepti, perché abbiamo visto anche l'equipaggio dell'Egitto
molto competitivo, così come tutti i paesi dell'est asiatico. Sentite le grida dei timonieri e richiamo i colpi, la necessità di rinforzare in acqua senza alzare. L'importanza è questa di andare all'attacco della Polonia adesso da parte dell'Italia. Ricordiamo che l'Italia è arrivata seconda, Eaton sta viaggiando intorno ai 34-35 colpi a minuto. Con l'Italia la caccia della Polonia nelle primissime posizioni, recupera dunque la solita partenza bislenca degli azzurri con il recupero nella fase dei mille. E la Polonia che sta solcando le acque del Felmokin, bacino olimpico, 1972. E l'Italia che cerca adesso di alzare il numero dei colpi. Ma attenzione alla Germania all'esterno, alla Canada e alla Polonia. È il momento di dettare forse l'attacco decisivo per piazzare la prua sulla stessa linea della barca che sta facendo l'andatura, vorrà dire la Polonia. Ecco la barca azzurra, il suo grande capovoga Valerio Massimo. Insieme a Francesco Gabriele, Valerio Massimo della Canottieri di Posillipo, allenato direttamente dal commissario tecnico Andrea Coppola, essendo napoletano, maturità scientifica di Napoli e del 1981, mentre Francesco Gabriele e della Canottieri Posillipo sono della stessa società, i Posillipini, la grande scuola del Cucurullo e Tricarico per 30 anni fa nel Due Conne. Ricordo anche Piola, Silvio Piola. E così il canottaggio vive di queste tradizioni. È bella la barca azzurra. Adesso bisogna vedere se è in grado di aumentare, se è in grado di gettare l'attacco alla Polonia negli ultimi 500 metri. Abbiamo una barca da recuperare, 2 secondi, ma siamo in vantaggio sull'Australia, sul Canada, sulla Croazia, sulla Germania. Vedete il timoniere polacco che sta richiamando addirittura, gettando tutte le sue forze, tutta la sua voce e picchiando anche sull'abside di Pula pur di svegliare il Due Con polacco che ha fatto finora molto bene. È il momento del rush finale, ma c'è anche l'Australia che sta venendo sotto pericolosamente, con la Germania all'esterno. Germania e Australia all'esterno stanno minacciando la seconda posizione dell'Italia. Ecco il nostro timoniere Barattolo che sta gridando tutto quello che c'è da gridare, forse negli ultimi 40 colpi prima del traguardo. Perché c'è anche il Canada, si sono praticamente fatti minacciosi un po' tutti gli equipaggi, non cede la Polonia, aumenta ancora l'Italia. Ecco che la Polonia che tiene con una barca durissima e il Due Con ci ricorda, porta indietro ai fasti di Giuseppe Carmine Bagnale con il nostro Gabriele e Massimo che stanno cercando di difendere la seconda posizione. Attenzione al Canada all'esterno, l'attacco del Canada quando mancano pochi metri al traguardo. Tiene ancora l'Italia, si fa minacciosa la prua della barca nordamericana. Sembra irraggiungibile la Polonia, ma l'Italia che forse tiene per questa seconda medaglia d'argento che andiamo a conquistare ai mondiali di Monaco. Prima Polonia, seconda Italia e terza è il Canada, che precede una grande Australia, grandissima gara.